scelte definitive e con un 11 titolare un po' più continuo, diciamo, perché tu hai cambiato anche spesso, non dico che hai fatto tu 9, però hai dato, ecco, la possibilità a tutti, voglio dire, forse il giro di ritorno è il momento ormai delle scelte definitive, secondo te, quando andrai avanti ora, però con il giro di ritorno è importante, sì, siamo, no, ci mancherebbe, ma io fin dal principio, più continuo, ma fin dal principio non è che io ho fatto delle scelte perché volevo dare la possibilità oppure farmi passare sta parola, io non è che ho fatto il provino a qualcuno o qualcosa, anche perché ogni gara per me è una finale, ma soprattutto a livello anche personale, perché sappiamo, no, che ogni gara per un allenatore è un banco di prova, soprattutto in termini di risultati, perché mica devo fare un provino. È chiaro che tra infortuni, tra gente che magari potesse essere in forma in quel determinato momento, noi ricordiamo Di Senso quando è arrivato per 7, 8, 9 gare, credo, 8 gare, 9 gare, ma per fare alcuni esempi, per risponderti ancora in maniera più dettagliata, è stato magari quello più, ha avuto un impatto più, un impatto importante. Poi ci sono state gare un po' così ed è uscito lo giallo di turno, per dire magari due che si sono alternati, e anche in 4-5 partite con la squalifica dopo anche dei due centrocampisti hanno giocato anche tutte e due, facendo vedere tutte e due il loro valore all'interno della stessa gara. Quindi non è che abbiamo fatto esperimenti, prove o chissà che. È chiaro che oggi più che mai potenziali titolari, è arrivato Vittorio Esposito, è arrivato Vito Di Bari, è arrivato Antonio Croce, è arrivato arriverà qualche altro, quindi giovani di valore e over di valore. Quindi alla fine, quando si va a fare una scelta e quando si va a fare una scelta definitiva, non è che ti posso dire sì ma poi mi posso non confermare, però è chiaro che valuto al momento della settimana, perché come ho sempre detto la partita domenicale è figlia della settimana, e quindi valutiamo anche di partita in partita, e valutiamo anche in base all'avversario. Trovi un attaccante più rapido, trovi un attaccante alto di testa, per fare alcuni esempi nel dettaglio. Però adesso si sta delineando magari una rosa che dove veramente più del dovuto avrò delle difficoltà, ma a me queste difficoltà piacciono. Queste difficoltà fanno parte di questo ruolo, e quindi mi prenderò, come sempre ho fatto, le mie responsabilità, facendo sentire tutti importanti, come tutti sono stati importanti dal primo giorno che io sono arrivato qui, e cercare di metterle sempre la miglior formazione in campo per il bene comune del Taranto, né personalismi e né egoismi vari. Luigi Carrieri. Sì, io ho due domande. La prima, sì, tecnico, stavi già rispondendo in coda alla prima domanda. Sì. I punti che ti mancano, sì, ti mancano perché pensavi, in base alla cifra di gioco espresso, di meritare un punto, oppure ti rifai a singoli episodi, oppure qualche infortunio, cito il periodo di 21 che credo sia stato nel senso importante. Vabbè, ma Paolo, un mix di questo, oppure no, vabbè, nel dettaglio, se andiamo a vedere, Paolo è stato una, non la nascondo, una perdita, anche perché lo sappiamo tutti, è stato un portiere importante l'anno scorso, si è riconfermato quest'anno all'inizio, l'abbiamo rivoluto perché sapevamo il suo valore, di quello che poteva dare a questa squadra, l'impatto che può avere con l'ambiente, perché conosceva già l'ambiente. Quindi l'infortunio di Paolo è stato anche, tra virgolette, un handicap, no? Per noi, ma per la valutazione e per le scelte che si potevano fare, anche perché prima che si facesse male aveva fatto quella grande gara con il Savoietto iniziato, aveva fatto delle buone prestazioni. Poi ci sono stati anche punti tra virgolette lasciati per strada, per la grande mole di gioco che si è fatto, per le grandi opportunità, per le grandi occasioni che abbiamo avuto, e che dove abbiamo trovato magari un portiere super, cito D'Agostino su tutti, quando è venuto qui con la Gelbison.
e anche altri portieri qui hanno fatto sempre il migliore in campo. È chiaro che di quello che è stato, noi anche quotidianamente, settimanalmente, noi prendevamo già consapevolezza di quello che magari poteva mancare, di quello dove si doveva migliorare. E credo che poi alla fine del girone è stato sempre un Taranto più in crescendo. Sì, la seconda domanda.